Bene, oggi siamo qui a parlare ancora una volta di Istinto e quello che vedremo oggi è un'applicazione che abbiamo chiamata Pietra Zen, è questa e si applica con uno strumento, il solito, quello che usiamo anche per la pietra spaccata, ma come sempre tutto comincia con l'applicazione del Primus. Grande innovazione che presentiamo in questa occasione è questa spatola che aiuta nell'applicazione di Istinto, nella prima mano. Da una parte questa spatola è dentata e dall'altra parte è liscia. Qual è la funzione? Nella stesura useremo la parte dentata, nella lisciatura useremo l'altra parte. Cosa succede? Che questi denti permettono il passaggio esatto del prodotto necessario per la prima mano e quindi l'applicazione sarà molto più semplice e priva di problemi e di difficoltà. Vediamo adesso come funziona l'applicazione con questa spatola dalla parte dentata. Abbiamo dato l'esatta quantità necessaria per Istinto. Adesso possiamo lisciare con l'altra parte della spatola. Quindi per ricapitolare, questa spatola da una parte dentata, dall'altra parte liscia. Per tutte le applicazioni della prima mano di Istinto, quindi pietra spaccata, pietra zen, tutto quello che andiamo a fare con Istinto, procederemo con la stesura con la parte dentata e la lisciatura con la parte liscia della spatola. Molto più semplice l'applicazione e soprattutto uniformità di stesura che ci avvantaggia poi nella fase successiva. Bene, a questo punto la prima mano di Istinto estesa in modo omogeneo, andiamo a fare il disegno con questo strumento che è il solito e andiamo a disegnare in questo modo, ottenendo questo effetto di pietra zen, una pietra che imita le pietre giapponesi. La quantità uniforme di prodotto che abbiamo dato permette di avere un disegno omogeneo e lineare. Con questa applicazione della pietra zen l'abbiamo fatta in orizzontale, ma ovviamente è bellissima anche in verticale e lo vediamo con delle immagini sul catalogo. Ecco, il tempo passa, è pronto per essere compattato il muro, magari gli diamo una spruzzatina d'acqua per ammorbidire le creste. E poi con la parte liscia andremo a schiacciare e otteniamo l'effetto pietra zen. Benissimo, pietra zen, nessuna difficoltà, semplice e intuitivo. Andiamo a lisciare, adesso abbiamo dato la forma, aspettiamo che asciughi per davvero e andremo a lucidare le creste e avremo l'effetto finale. Ecco, sarà passata un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, adesso comincia ad essere bello solido, possiamo andare a schiacciarlo per lucidare tutta la parte superficiale. Passate 2 ore, adesso è ancora umido. Momento dato, se vogliamo dare una lucidata finale, possiamo farlo adesso. Ecco, questa adesso la parete asciutta. Qua sotto faremo la finitura con cera.
mentre qua sopra andremo a fare questo effetto. Per arrivare qui dobbiamo prima di tutto dare una mano di gioia, ma diluita al 30%. Bene, per arrivare a ottenere questo colore, adesso dovremo dare due passaggi di gioia G2-GD, naturalmente diluito al 30%. Per ottenere che la rigatura venga messa in evidenza, diluiamo ancora con lo spruzzino in modo che sulla superficie resti poco colore e il colore si posizioni all'interno della riga. Per ottenere l'effetto sul campionario è consigliabile una seconda mano. In questo modo renderemo il risultato più profondo e anche più uniforme. Può essere considerata finita questa parete oppure, come suggeriamo, può essere utile dare una mano di vetro sempre con la spugna in modo di avere una maggiore profondità come risultato del disegno e anche una maggiore protezione. Ecco, qui adesso invece vediamo l'applicazione con cera. Quindi abbiamo dato istinto, in questo caso bianco. Ovviamente è possibile farlo con altri colori. Ci sono sul catalogo diverse possibilità, ma qualsiasi colore può essere fatto. Come finitura, semplicissimo, cera e poi lucidiamo con lo straccio e il lavoro è finito. Pietra Zen, eccola qua, facilissima da realizzare, sempre una mano di istinto, poi come abbiamo visto questa lavorazione è molto semplice, nessun tipo di giunta o segno, tipi di finitura due o con cera, estremamente semplice, oppure con gioia, qui ci si può sbizzarrire con colori e con sovrapposizioni. Ovviamente il catalogo dà delle indicazioni molto precise che potete seguire, ma io vi invito naturalmente sempre a sperimentare, a fare cose nuove e perché no magari mandarcele che le possiamo pubblicare. Buon divertimento!